batte il cuore di Marrakech, Marocco, al ritmo del suo festival cinematografico internazionale, giunto alla 15ª edizione. Presidente della giuria, il regista americano Francis Ford Coppola, fra i giurati la cineasta nipponica Naomi Kawase, la Bond girl ucraina Olga Kurylenko. Ospite speciale l'attrice britannica Gemma Arterton. L'Africa ha una cultura così ricca, spesso dimenticata dal cinema, eppure è sorprendente che qui ci sia un tale fervore per il cinema, qui in Marocco. L'anno scorso ero nella giuria e si celebrava Bollywood. Fantastico. Vanno pazzi per il cinema qui e dovrebbe essere così in tutti i paesi. C'è una cultura talmente propizia per il cinema. We should do that in more countries. There's such a rich culture for cinema. Fin d'apertura, la pellicola di Barry Levinson, Rock the Casbah, col protagonista Bill Murray, che ha ricevuto un premio alla carriera. Ambientato in Afghanistan, Rock the Casbah è stato girato in Marocco. Mi piace molto questo paese. La sua gente, i suoi professionisti, anche chi lavora in televisione, non solo sono talentuosi, ma anche gentili gli uni con gli altri. Insomma, tutto molto bello. Il festival si è tenuto all'indomani degli attacchi terroristici, non solo quelli a Parigi. Il presidente della giuria ha evocato la situazione. Ora più che mai è il momento di discutere fra amici e vicini di casa ovunque nel mondo. Noi siamo uniti per l'amicizia e la creatività, cose che il cinema ha sempre incoraggiato. Durante il festival, la notte piazza Gemeltna, cuore pulsante del festival di Marrakech, è ancora più affollata, anche per le proiezioni a cielo aperto. Bill Murray e i suoi film, così gettonati, hanno fatto il pienone. Murray si è esibito in una performance fuori programma. Euronews lo ha incontrato al margine di cerimonie e proiezioni, come quella del suo ultimo film in cui recita una giovane afghana pashtun che ha osato gareggiare in un programma tipo American Idol. Ha subito enormi sollecitazioni, molte minacce ed ha finito per cantare. È una sorta di eroe in quel paese, come la donna che si alzò per dire: noi siamo il 52% della popolazione, penso che abbiamo il diritto di essere ascoltate, soprattutto cantando. We have a right to be heard, and especially singing. Ninja, this has got to be fate. I must go to Kabul. I must see. Il Marocco aveva scontato nel tempo attacchi terroristici e il paese ha garantito la sua collaborazione a Francia e Belgio per la lotta al terrorismo. Così i controlli sono stati imponenti anche qui. Fra i membri della giuria lo spettro del terrorismo resta sempre presente. 30 anni fa lavoravo a Charlie Hebdo, ho conosciuto Cabu, ho conosciuto Wolinski e quando ho visto quello che è successo, se il mio sceneggiatore mi avesse proposto un film che avesse rappresentato, chi sapete voi, il profeta, avrei detto no. Quindi è la rinuncia, la paura della violenza e Kalashnikov che sono più forti di una cinepresa, purtroppo. Il Festival del Cinema Internazionale di Marrakech è più popolare che mai, affollato dal pubblico marocchino, e la 15ª edizione ha un bel cartellone, ricco di stelle nazionali e internazionali. Sintonizzatevi nei prossimi giorni su Euronews per scoprirne i vincitori.